Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video di analisi pareri su una nuova edizione, una di quelle che io stavo aspettando di più in questo 2022. Vi sto parlando della new edition di Back, proposta da Dinit. Finalmente, eccola qui la nuova edizione per uno dei manga musicali più famosi di sempre in Giappone. Vi ricordo che in questi video di analisi pareri non andrò a fare una recensione del manga, ma vi andrò a dare in questo caso un'introduzione su Back e poi andremo a valutare per bene l'edizione. In primis sono contentissimo che sia stata fatta una nuova edizione per Back. Serviva proprio, anche perché i volumi della prima edizione sono difficilissimi da trovare tutti completi, ma andiamo per tappe. È un manga shonen di Harold Sakuishi, completo in 34 volumi. La sua pubblicazione è iniziata in Giappone nel 1999 e concluso nel 2008, racchiusi tutti in 103 capitoli. L'incipit del manga possiamo dire che è molto semplice, almeno inizialmente. Infatti troviamo i nostri protagonisti, dei giovani ragazzi giapponesi che formeranno una rock band, e vedremo infatti come riusciranno a scalare le vette. Come ho detto prima, questa è la seconda volta che ci viene proposto qui in Italia. La prima edizione è iniziata sempre per Dinit nel 2006 e conclusa un paio di anni dopo. Anche questa completa in 34 volumi, poi Dinit ha fatto anche dei box vari che comprendono circa 5 volumi della serie. Anche quelli però ormai veramente difficili da trovare, quindi finalmente è stata proposta una nuova edizione che vi ricordo che è una perfect edition, infatti comprende due volumi dell'edizione originale a prezzo di 12,90€ a volume. Saranno in totale 18 volumi. È il manga perfetto per ogni appassionato di musica. Non è facile appunto trasmettere la musica tramite un manga, ma fidatevi che in questo caso Back riesce benissimo. Che voi siate grandi ascoltatori di musica, che voi siate musicisti, Back può essere davvero il manga che può far per voi. Successivamente, altra cosa importante per quest'opera è il suo anime, che in questo caso ho visto, prodotto da Madhouse, andato in onda in Giappone dal 2004 al 2005. Il problema dell'anime è che prende sì la storia, almeno quella iniziale di Back, però la va un pochino più a semplificare e poi è data solamente fino all'undicesimo volume, quindi c'è gran parte della storia che rimane purtroppo non adattata ed è anche la parte che poi fa esplodere definitivamente Back. Nel 2002 al Kodansha Manga World ha vinto anche il premio per il miglior manga shonen e per ora complessivamente ha venduto più di 20 milioni di copie. Dopo questa breve introduzione passiamo invece ora a valutare questa edizione. Vi ricordo che è una perfect edition che va a riprendere il design dell'edizione anche inglese della Viz Media e va un pochino anche a riprendere il design dell'edizione uscita in Francia. Il design principale però ovviamente a cui si ispira è quello giapponese. Molto simile a questo, in questo caso Dinit ce la propone al prezzo di 12,90€, formato quello classico di un manga. Vi ricordo due volumi in uno e viene proposto senza sovracopertina come anche gli ultimi volumi che di recente sta proponendo Dinit. Diciamo che come estetica non si presenta male, anche la costina è molto carina, questo effetto poi rosa per il primo volume l'ho apprezzato molto e la scritta Back sulla copertina principale appare anche in rilievo. Forse avrei gradito una sovracopertina anche perché ci viene proposta al prezzo di 12,90€, ma so che attualmente Dinit non le sta più proponendo per i suoi nuovi manga e per le sue nuove edizioni. Apprezzo anche che il formato non sia eccessivamente grande, il volume comunque si sfoglia abbastanza bene, magari all'inizio può apparire un po' rigido, sicuramente non è un'edizione che spicca per morbidezza, però comunque si riesce a sfogliare senza problemi. Anche la rilegatura è abbastanza buona, ve la faccio vedere. Essendo anche un volume con il formato classico c'è il minimo rischio che si imbarchi, essendo anche una 2 in 1. All'interno non abbiamo pagine a colori, ne abbiamo zero. Forse anche sotto questo punto di vista si poteva fare qualcosa in più, perché le prime appunto del manga sono a colori, ma non sono state riportate né in questa edizione, nemmeno nell'edizione inglese. Però sono state riportate, attenzione, sull'edizione francese, che è molto diversa da questa italiana. Quella si presenta con una sovracopertina, ad un prezzo anche più alto, ovviamente con una qualità migliore. All'interno però troviamo delle pagine molto bianche, quindi buonissimo tipo di carta utilizzato da Dinit. Anche i dialoghi sono stati ritradotti rispetto alla vecchia edizione proposta da questa casa editrice. Ammetto che non sono amante di questo font, che viene utilizzato appunto per i dialoghi del manga. Magari vi faccio vedere in questo caso quale font viene utilizzato, così potete vedere anche i primi disegni di Back. Un po' difficile farci l'abitudine, soprattutto perché ultimamente non vediamo più questo tipo di font utilizzato, ma andando avanti con la lettura e con i volumi non credo che ci sarà alcun problema. Diciamo che è un'edizione molto standard, che sicuramente però si meritava Back, meritava una nuova edizione qui in Italia. Stiamo comunque parlando di uno dei manga musicali più famosi di sempre in Giappone. Tantissimi sono i riferimenti
alle band, alla musica. Infatti, giusto per citarne due, all'interno troverete riferimenti ai Led Zeppelin, ai Beatles, ai Rolling Stones, ai Clash, gruppi realmente esistiti che hanno fatto la storia del rock, quindi è anche bello scovare questi piccoli riferimenti. E fidatevi che all'interno del manga ce ne sono davvero molteplici. Se in questo caso poi avete anche una band, questo potrebbe essere un manga che potrebbe anche aiutarvi moltissimo. Rapporto qualità-prezzo, considerando che ad Init devo dire che è anche abbastanza buono, io pensavo che ce la proponesse al prezzo di 15 euro inizialmente, quindi 12,90 euro, considerando anche i prezzi ultimi di questa casa editrice in questo 2022, è un prezzo buono. Non sarà magari l'edizione più bella di quest'anno, non sarà la più dettagliata, però io sono contentissimo che sia uscita, quindi ve la consiglio. Se qualcuno di voi avesse la prima edizione, ovviamente non consiglio di fare l'upgrade perché il manga è sempre quello. Poi comunque la prima edizione esposta fa la sua figura. Lo consiglio principalmente a chi non ha mai letto Back. È vero che ci sono anche tante nuove edizioni in uscita nei prossimi mesi, a mio parere questa però era una di quelle che almeno io stavo aspettando di più. Fatemi sapere nei commenti se la prenderete, se non la prenderete o se magari vi ho incuriosito con questo video, e fatemi sapere voi se conoscevate prima anche Back. E se qualcuno di voi l'ha letto, mi raccomando, mi faccia sapere che cosa ne pensa di quest'opera. Per questo video quindi è tutto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate un commento e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video!